Finalmente posso dire di aver trovato un libro di testo da proporre ai miei allievi come sussidiario. Il testo ha in copertina una raccolta di gemme, ma il contenuto è ancora più prezioso. Io credo che questo sia il testo fondamentale per i nostri giovani studenti e non soltanto, perché vanno a scoprire pezzi di storia che sono stati completamente cancellati. Io non aggiungo altro e passo la parola a Maria Teresa che aggiungerà tutto il resto. Grazie. Grazie a Federico, grazie al Ministro della Biblioteca, al Comune di Siderno, in particolare l'assessore alla cultura Ercole Maria e il sindaco Pietro Fuga, che hanno voluto fortemente realizzare una rassegna delineata sul tema del meridionalismo. Come vedete, dopo vi parleremo anche degli altri appuntamenti. Questo è realizzato appunto in collaborazione con gli amici del Libro della Biblioteca e la libreria da Dio per Montanori di Siderno, grazie a Roberto Straggio, che qui e ci sono i libri, grazie alla libreria. Il sindaco ha voluto creare una serie di appuntamenti, da dedicare una serie di appuntamenti in cui i libri e gli autori fossero il nostro tramite per conoscere meglio la questione meridionale, ma non solo la questione meridionale in senso antico, ma in senso moderno, cioè capire quale questione è ancora aperta, quanta parte della questione è ancora aperta, o se magari abbiamo altre nuove questioni.